Rieccoci di nuovo, ora suona pure la campana. Eccoci all'interfaccia dell'applicazione. In alto a sinistra vediamo subito la definizione Untitled Experience, quindi sarà proprio qua dovrò digitare dare un titolo alla mia creazione. Poi, sempre in alto, ho la possibilità di ritornare indietro nel mio lavoro, di aumentare, fare zoom out o zoom in a seconda se ho bisogno di verificare o di vedere dei dettagli dell'immagine, e poi sulla destra ho un pulsante test che mi servirà per verificare se la mia creazione di realtà aumentata funziona. Infine, la possibilità di condividere o di rendere disponibile la mia creazione per la pubblicazione. Ma andiamo a vedere direttamente come si svolge. Allora, questa è la prima scena. Vedete che quando io muovo il mouse trovo dei campi che posso completare. Vado a completare la prima scena con una scritta che verrà automaticamente salvata, per esempio Hello my students, dando il benvenuto, welcome, okay. Welcome to Metaverse. Perfetto. Nella seconda Nel secondo campo, allora cliccando il secondo campo, ho la possibilità di scegliere tra una serie di immagini. Sono immagini in 2D, immagini in 3D da Google Poly che abbiamo messe a disposizione dagli utenti gratuitamente, immagini animate oppure GIF, eccole qua. Che si stanno. Ok, perfetto, va bene. Per dare il benvenuto sceglierò un bello smile. Clicco sopra l'immagine, vedete che viene automaticamente importata e poi qui sotto la mia carta, chiamiamola così, la mia card, ho due possibilità: la possibilità di aggiungere un suono e la possibilità di aggiungere la cornice. Allora, mentre ignoro l'ultima, andiamo invece molto utile alla possibilità di aggiungere un suono. Se io voglio che i miei ragazzi, oltre a leggere, sentano, per esempio, molto inclusivo, cliccherò su Aggiungi il suono e vedrò che ho la possibilità di scegliere tra tutta una serie di suoni che sono già inseriti oppure di aggiungere il mio suono in particolare. Quindi, cliccando il microfono e abilitando il microfono della mia applicazione, vedrete che a questo punto il microfono sta già registrando la mia voce. Stoppo. Do un nome e faccio salva. Automaticamente il suono verrà incluso all'interno del mio, lo vedete, all'interno del mio della mia carta. Nell'ultimo campo, se io ci clicco sopra, posso digitare un testo. Il testo, sempre ogni comando che io do alla scena, è possibile. Come si dice, è possibile l'interazione attivandola nella finestra di destra.